Roma diventa sempre più smart city grazie ad un accordo tra Acea e Open Fiber che porterà la fibra ottica a 1,2 milioni di cittadini. Partiranno in primavera nel quartiere Euro i lavori per implementare la rete della banda ultralarga. Entro 5 anni sarà completata in tutta Roma con una ricaduta occupazionale per l'indotto stimata in 1.500 posti. 600 nuovi autobus per Roma nei prossimi 3 anni. La Giunta Capitolina ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2018-2020 con cui vengono stanziati 167 milioni di euro per rinnovare la flotta dei mezzi ATAC. Un investimento per migliorare la mobilità cittadina e rilanciare il trasporto pubblico locale. Si sono aperte il 16 gennaio scorso le iscrizioni alle scuole dell'infanzia capitoline per l'anno 2018-2019. Le domande vanno presentate esclusivamente in modalità online, identificandosi al portale di Roma Capitale fino alla scadenza fissata al 6 febbraio. È consigliabile effettuare le procedure con adeguato anticipo per poter inviare la documentazione richiesta e completare l'iter di iscrizione.